Infortuni sul lavoro in calo nel 2020, ma solo a causa delle chiusure per la pandemia. Aumenta infatti l'indice di rischio, l'allarme della CISL Romagna. Domani Sandra Sabattini potrà essere detta beata. Tutto pronto per la celebrazione in Basilica Cattedrale, diretta su Icaro TV e Radio Icaro. Una 21enne minaccia la vicina col coltello a Rimini. La polizia interviene e scopre 700 grammi di droga. Arrestata. Un campione che non si dimentica. Oggi, proprio nei giorni del Moto Mondiale di Misano, ricorrono i 10 anni dalla morte di Marco Simoncelli. Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro TG. Apriamo con una notizia di cronaca. Un incidente, un violento scontro frontale tra un'auto e una moto ha costretto gli agenti della polizia locale di Riccione questa mattina intorno alle 11.15 a chiudere via Circonvallazione davanti all'ospedale. Gravi le condizioni del motociclista, un 44enne sbalzato sull'asfalto dopo l'impatto contro una station wagon. La moto, stando ad una prima ricostruzione, procedeva in direzione Rimini-Riccione quando si è trovata davanti l'auto che stava svoltando a sinistra per imboccare via Prato. Lo scontro è stato inevitabile. Il 44enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena. Non si arresta la piaga degli infortuni sul lavoro anche in provincia di Rimini, dove nonostante le chiusure per il Covid, l'indice di rischio è peggiorato. A mettere in fila i dati 2020 e quelli dei primi mesi 2021 è stata la CISL Romagna. Infortuni sul lavoro in calo nel 2020, ma solo a causa delle chiusure per la pandemia. L'analisi effettuata dalla CISL Romagna evidenzia infatti come la provincia di Rimini confermi un alto indice di rischio, passando dal sesto al quarto posto in regione. 3.018 gli infortuni accertati lo scorso anno. Peggio fanno Ravenna, 3.687, e Forlì Cesena, 4.134. Il dato romagnolo parla di 2,1 infortuni ogni 100 lavoratori, a fronte di una media nazionale di 1,6. Gli infortuni in Romagna riguardano al 59% uomini e si registrano soprattutto in manifattura e commercio. Nei dati 2020 sono compresi anche gli infortuni Covid, 943 a Rimini, 2.368 in Romagna, che hanno invece riguardato principalmente donne, poiché concentrati in settori a maggiore occupazione femminile, come sanità e assistenza sociale. Gli incidenti sul posto di lavoro con esito mortale lo scorso anno sono stati invece 4 nel riminese, 5 in ognuna delle altre province della Romagna. Rimini vede peggiorare sensibilmente il suo indice di rischio di infortuni mortali, passando dall'ultimo posto in regione del 2018, quando registrò il numero più basso, al quinto del 2020. Il rischio di morte sul lavoro si conferma comunque in Romagna inferiore a quello nazionale e regionale. Se i dati 2020 non sono positivi, anche il trend 2021 preoccupa. Nel riminese in 7 mesi sono stati denunciati 2.491 infortuni, 273 in più dello stesso periodo 2020. Fa addirittura peggio il resto della Romagna. Sappiamo bene, spiega poi il segretario della CISL Romagna, Francesco Marinelli, che quella degli infortuni è una guerra silenziosa, perché non sempre rientrano nelle statistiche INAIL in quanto non denunciati. La CISL apprezza comunque l'impegno dell'ultimo decreto fiscale, che prevede incentivi e semplificazioni per la vigilanza e l'inasprimento delle sanzioni per le aziende che non rispettano le normative sulla sicurezza. Fondamentale, secondo Marinelli, sarà però il ruolo delle imprese, chiamate a creare una vera cultura della sicurezza con un maggior coinvolgimento dei lavoratori. Troppi gli infortuni, conclude, avvenuti per mancanza di protezione e di formazione o per un tentativo di risparmiare. Questo non deve più essere possibile. È ormai terminata l'attesa. Da domani Sandra Sabattini potrà essere detta beata. La celebrazione, presieduta dal Cardinal Semeraro e concelebrata dal Vescovo Lambiasi e da tanti altri sacerdoti della diocesi, sarà alle 16 in Basilica Cattedrale. Chi non fosse riuscito a prenotare uno dei circa 1.200 posti a disposizione potrà comunque seguire la diretta su Icaro TV, Icaro Play e Radio Icaro. Sandra è una nostra parrocchiana, tutto è iniziato lì. Don Giuseppe, lo zio di Sandra, Don Giuseppe Bonini, il primo parroco di San Girolamo, chiamò Don Oreste Benzi a fare una testimonianza ai ragazzini del post-cresima. Sandra aveva 12 anni, ma rimase colpita. E l'anno seguente partecipò a quel campeggio, da cui, come è noto, tornò dicendo alla mamma: ci siamo spezzati le ossa, ma io questi amici, erano gli amici dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, non li mollo più. È stato singolare questo avvenimento. Che mentre la fase istruttoria era ancora aperta, in atto, nella sua fase diocesana,
è venuto fuori dall'ascolto di Don Oreste, anche da altri, che Stefano Vitali, con una diagnosi ferale, realmente ferale, ecco lì Don Oreste a tutta la comunità chiese di affidare Stefano alla preghiera, all'intercessione di Sandro Sabatini. E chiamai d'ufficio Stefano e gli feci raccontare tutta praticamente la sua cartella clinica, la sua posizione di diagnosi. Per noi era già naturale pregare Sandra e continuare a farlo anche adesso. Gli ho sempre affidato i miei figli nel momento che la crescevo, tutte noi amiche l'abbiamo sempre poi pregata e un po' testimoniata. E perciò per noi era naturale continuare a pregare Sandra e per questo caso per un fratello di comunità. In fondo noi siamo attirati da quel sorriso, perché vuol dire che quella persona è realizzata, che quella persona ha trovato la sua strada, e allora cerchi di capire perché c'è quel sorriso, no? E credo che sia facile anche raccontarlo alle persone che incontri. Poi la mia malattia è una storia da raccontare, ma in realtà c'entra poco, o meglio, c'entra perché dal di lì è cominciato un cammino con. E c'è una frase molto bella che riportiamo in più passaggi nel cartoon che dice: noi uomini siamo degli imbianchini maldestri, sporchiamo i muri tante volte, ma se ci affidiamo a Gesù sappiamo dipingere meraviglie, che è un po' anche una frase proprio realmente scritta da Sandra e che speriamo possa arrivare ai bambini. E queste erano le voci raccolte nella puntata di ieri sera dei Giorni della Chiesa. Oggi anche il sindaco di Rimini, Jamil Saleh Golvada, ha voluto esprimere gioia per questo momento. Sarà una festa per tutta la città, ha detto, quella che crede e anche quella che non crede. Lo è ancora di più nel momento in cui la figura di Sandra diventa uno sprone per tutti noi all'impegno e a tendere verso un mondo che stia sullo stesso piano sociale, come scrive in una pagina del suo diario, conclude il sindaco. Ancora un lieve aumento dei contagi, parliamo di Covid, sia in provincia sia in regione, che però non desta preoccupazione al momento. Intanto le guarigioni procedono a ritmo spedito, ma anche oggi ci sono 3 emiliano-romagnoli deceduti a causa del virus. Vediamo. In Emilia-Romagna si conferma un trend di incremento dei contagi, seppur lieve, ma con tante guarigioni e un calo dei ricoveri. Sono 333 oggi nuovi positivi in Emilia-Romagna, ieri erano 315, 3 giorni fa quasi 100 in meno, a fronte di 27.208 tamponi eseguiti, di cui 15.985 rapidi, per un tasso di positività che sale all'1,2%. Nell'ultima settimana sono stati registrati 41 casi ogni 100.000 abitanti. Situazione analoga anche nel riminese, dove i nuovi positivi sono in leggero aumento, 31, ieri erano 23 con 25 sintomatici. Resta un solo paziente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Infermi, 14 le guarigioni comunicate oggi dall'AUSL. In testa alle province con più contagi c'è ancora una volta Ravenna con 61 casi. In regione, nuova impennata di guarigioni, oltre 1.000 in 24 ore. Si abbassano ulteriormente i casi attivi, scesi a quota 10.493. Numeri sempre confortanti per gli ospedali. Invariati i pazienti ricoverati in intensiva, ancora 30, e diminuzione per quelli nei reparti Covid, 9 in meno, 278 in totale. Anche oggi, purtroppo, ci sono da segnalare nuove vittime. Sono 3. 2 uomini di 82 e 89 anni delle province di Reggio Emilia e Bologna e una donna di 90 anni di Modena. Una notizia di cronaca: ieri sera una volante della Polizia di Stato è intervenuta a Rivabella per una lite tra condomini. Giunti sul posto, gli agenti hanno appurato che protagoniste del diverbio, con tanto di minacce con un coltello, erano 2 donne. Calmati gli animi, i poliziotti hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire dall'appartamento dell'aggressore, una ragazza italiana di 21 anni. I successivi controlli hanno permesso di scovare una 30 di grammi di marijuana nascosta in un cassetto, in una scatola e in parte sul tavolo della sala. Ma non solo. In una siepe esterna all'abitazione gli agenti hanno trovato infatti altri 677 grammi di droga. Per la 21enne è scattato così l'arresto per spaccio, ma anche la denuncia per minacce e lesioni aggravate. Inaugurata ufficialmente ieri, alla presenza delle autorità, la nuova sede di Isolcasa a San Clemente. Vediamo il servizio.
Una tavola rotonda per aprire un dialogo sullo spazio e sulla relazione dell'uomo con il proprio ambiente, al di là del serramento. È stata inaugurata così la nuova sede di Isolcasa, che sorge nella zona industriale di Sant'Andrea in Casale. A tagliare il nastro, anche se la sede è già operativa da tempo, la sindaca di San Clemente Mirna Cecchini, insieme al primo cittadino di San Giovanni Marignano Daniele Morelli e alla presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna Emma Petitti, a testimonianza dell'importanza per il territorio di ospitare un brand nato nel 1987 è diventato leader nella produzione degli infissi di qualità. Isolcasa dà lavoro a 93 dipendenti, 25 agenti e 3 area manager Italia e può contare su 3 negozi, 50 rivendite partner e 1047 negozi affiliati. È stata molto tribolata questa inaugurazione, questa apertura, con tutte le vicissitudini legate al Covid e alla pandemia. Abbiamo sempre comunque operato nel migliore dei modi per cercare di velocizzare intanto quella che era la parte produttiva, che in quest'anno ci ha messo molto a dura prova e quindi ci ha dato, attraverso un mercato fiorente, inaspettato, una serie di difficoltà. Aver slittato questa inaugurazione ci ha dato anche la possibilità di essere in una condizione di vedere anche il futuro, cosa che sicuramente l'anno scorso non sarebbe potuta accadere. Per noi oggi è una giornata piena di orgoglio ed è un privilegio per noi poter dire ufficialmente da oggi che Isolcasa è a San Clemente, nella nuova zona industriale. Non è stato semplice il percorso amministrativo per permettere a Isolcasa di insediarsi, è stato anche lungo, però adesso oggi finalmente possiamo essere contenti e soddisfatti. La regione c'è, oggi qui abbiamo voluto testimoniare con la mia presenza la volontà di collaborare con tutto il sistema economico e produttivo che ha saputo investire nei nostri comuni. Significa produrre, significa dare lavoro e poi ci sono sfide che abbiamo di fronte, le risorse importanti del PNRR che riguardano la transizione digitale e la capacità di investire risorse ingenti anche sul nostro territorio per arrivare all'agenda 2030 e quindi per riuscire a far dialogare il sistema produttivo con le sfide della modernizzazione. Nei giorni in cui Misano si prepara a salutare l'ultima gara in Italia di Valentino Rossi, oggi le qualifiche partirà ultimo, domani nella griglia di partenza, oggi il motomondiale ricorda Marco Simoncelli. Sono infatti trascorsi 10 anni dalla morte in pista del campione liguriano. 10 anni. Sono passati 10 anni da quel tragico 23 ottobre 2011 in cui Marco Simoncelli perse la vita sul circuito di Sepang. Per il motomondiale, che proprio in questi giorni fa tappa, la seconda, a Misano, non è un sabato come gli altri. Non ci sono solo i rombi dei motori a scandire le qualifiche per la griglia di partenza. C'è, ancora forte, il ricordo di quel ragazzo di Coriano, un campione che ha lasciato un'impronta indelebile non solo in pista, ma nel cuore di colleghi, tifosi e gente comune. Perché il Sic era così, un campione in pista dove dava tutto se stesso per primeggiare e un ragazzo generoso, disponibile alla mano e sorridente nella vita di tutti i giorni. La fondazione che porta il suo nome, fortemente voluta da papà Paolo e dalla fidanzata Kate, da anni ormai scende in pista per i più deboli, in particolare bambini e giovani, sostenendo progetti umanitari e collaborando con iniziative di enti, continuando così quello che Marco già faceva in prima persona. Oggi, a 10 anni da un giorno che non doveva esistere, nel circuito che porta il suo nome, si sente ancora più forte la presenza del Sic. Sarà lì anche lui a tifare per Vale domani, magari con indosso una maglietta gialla per salutare l'ultima gara a Misano nella carriera dell'amico campione di Tavullia. E che sia comunque una festa, perché a Marco piaceva così, piaceva sorridere. È stata dura, ci siamo fatti tutti in culo così e insomma, è vedere tutta questa gente qui che qui per me mi rende veramente... veramente contentissimo, grazie mille ragazzi, siete forti. E siamo adesso al calcio, il Rimini va a caccia a Fidenza della 6ª vittoria consecutiva per consolidare il primato in classifica. Di fronte a Tanase Compagni, il Borgo San Donnino 7 punti in classifica che finora in casa ha collezionato 3 pareggi. Sentiamo le parole del tecnico Marco Gaburro alla vigilia. In casa sempre pareggiato, in più ha perso solo 2 partite, è una squadra che rispetto alle altre di quel blocco lì è una squadra che ha perso meno, quindi è una squadra che ha più equilibrio probabilmente,
E come tutte le trasferte è sempre un po' insidiosa, insomma, perché ci sono più incognite, ci sono meno costanti, quindi è normale che sia così. Però il gruppo è preparato, è pronto, relativamente al completo, quindi insomma siamo pronti. Manca Berghi perché ha avuto un piccolo infortunio al gomito, non cosa grossa, però non recuperabile per domani. Pecci, Semprini e Mengucci sono andati con la Juniores, gli altri sono a disposizione, però poi partiamo in 20, quindi non sono convocati neanche Contessa e Isaia. È un avversario che non fa un calcio speculativo, è un avversario che gioca, è un avversario che ha distanze, è un avversario che aggredisce, che si inserisce con molti giocatori sopra palla. È una squadra che gioca a viso aperto, con grande personalità contro chiunque. Questa secondo me è una qualità che va riconosciuta, ho visto che sono andati anche a Carpi con grande personalità a fare la partita, con l'Aglianese in casa hanno fatto a lunghi tratti la partita loro. È una squadra che poi ha anche il giusto mix tra giovani e vecchi, quindi ha, secondo me è una squadra interessante. Una partita aperta, è una partita intensa, questo è sicuro. Intensa in tutte e due le fasi, cioè una squadra loro, sono una squadra che pressa bene e che attacca con tanti giocatori, quindi penso che può essere una squadra che ci mette un po' più in difficoltà in fase difensiva perché ci costringe a lavorare molto, ma che magari ci permette anche di andare al tiro. Così spero, insomma, se lavoriamo bene, se lavoriamo meno bene facciamo più fatica ad andare al tiro, questo è evidente. E giocherà in trasferta domani anche Riviera Banca Basket Rimini, impegnata alle 18 a Civitanova Marche. La partita sarà poi trasmessa su Icaro TV sempre domani sera alle 20.30. Questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale vi rimando come sempre al nostro sito newsrimini.it. Grazie per averci seguito e buona serata.